Scusate la passerella, ma sono venuta in pullman e devo fare. Damiano, potevi un attimino farmi un palchetto, in grazia di Dio. Serri! Thank you.
stara che una merda. Là, Maria, da quanto eri senza prenderlo? 40 anni! Amico io. No, nel senso buono. Maria, prendilo in mano. Prendilo bene. Stringilo. Brava, parla al microfono. Saluta. Buonasera a tutti. Fatelo. Sei riuscito? Thank you.
le mani libere, vieni qua. Aspetta, mettiamoci più al centro. Ciao, vai, grazie. Lisa. Fate un applauso a Davide che ha portato la il lime. Adesso ci serve un'altra coppia. Allora, io non so se Edmondo Lucia, tipo Renzo e Lucia. Vieni qui Edmondo a fare un gioco con noi. Venga Lucia, venga qua. Venga qui che questo gioco è molto bello, fa risvegliare il gioco dei sensi. Venga. Lucia, vieni qui vicino a me. Ha detto Gida Vazzubella e non hai visto ancora cosa devi fare. Allora, io li ho scelti con i pantaloncini corti tutti e due perché è giusto che ognuno abbia i pantaloni corti. Vi hanno conosciuto Graziella, Piero, Lucia, Edmondo. Io chiedo adesso l'età sulle maschi, perché è giusto. Ha detto 57. 57 anni. Oh, vediamo se... Cazzo, tutta miseria. Edmondo, tu sei già nell'età pensionabile, ho già capito. Già fatto. Era già la silicosi, quindi via. Edmondo, quanti anni hai? 63. Migoglioni. No, complimenti perché anche 63 anni, portati bene. Aspetta, no, non fate l'applauso, non c'entra adesso. Io volevo sapere un'altra cosa, sempre dei maschi, Sei nato a scuola? Oggi no, oggi hai saltato, sei in piedi. Io voglio sapere da te CM. CM. E qua casca il gallasino. CM, unità di misura. Bravo! Io voglio sapere i tuoi 10 centimetri. Posso andarmene? No, lui, no, 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 che mi devi confermare il tutto, prima no. Ferma qua. Adesso, quando avevo 20 anni. Vabbè, lo so che dall'età retrocede. Però, diciamo adesso, da. No, se va bene a lei, per me non è un problema. Io ti avrei già lasciato per 15, Perché per giocare con le micro machine giocavo quando ero ragazzina, piccola. Edmondo! La. Hai capito cos'erano? C. 80. Centimetri. Quanti sono? Canto. 3. Una mancetta proprio. Praticamente se devi andare a letto con Edmondo devi fare prima il protocollo al comune. Poi devi andare all'ufficio anagrafe. No, al WWF non lo so. Al WWF quando mi dici ce l'ho grande come l'elefante. Allora lì vai al WWF. La signora, lei cosa sta pensando a lui che ne ha 15, scusi? No, è favolosa lei perché è andata subito dai 15, ha fatto. Giustamente perché il mondo ne ha 3. No, no, a quarto si dice un'altra cosa. GSPT. E non glielo posso dire, signora, perché... No, non ci si spago droie, dicevano. No, ma non è per lei, No, fate un applauso a queste coppie, fatelo perché si vede che hanno voglia di giocare. Beh, arriviamo al dunque. Signora, amore, mi tieni la cartella? Perché sembro veramente Maria De Filippi. Allora... Io do questi lime alle signore, sono freschi, Lui, vieni qui, grazie, vieni qua. Prendi il limone in mano, ok? Io spiego il gioco, ok? Il gioco è semplice, scusami un attimo. Voi ragazze di buon gusto dovete gentilmente o con classe inginocchiarvi di fronte al vostro compagno. No, non mi dico il bruso, la scogliosi. Non dirlo. Dovete infilare la all'interno del pantalone, signora l'avrà fatto quante volte, all'interno del pantalone, portarlo all'interno, farlo roteare nei suoi 15 e portarlo fuori dall'altra gamba. Signora, se ne va in camporella qua non faccia niente, perché qua ci sono bambini e io non voglio vedere questa cosa che mi fa schifo. Non ho visto mai. È la prima volta che li vedo, capisci? Quindi, in minor tempo possibile dovete fare due giri. Quindi, il primo esci e poi rientri. Al secondo giro chi prima finisce vince. Signora, glielo dice suo marito cosa vince. Io non glielo posso dire. Come dice una mia collega Velena, le cozze solo gratinate. Al forno con pomodori, aglio e prezzemolo. Basta. Prego. Uno di fronte all'altro, dei vostri compagni. Non inchinarti ancora, Davvero. Io così vado finta.
Pronta Lucia, vai di fronte a Edmondo. Vai di fronte. Al mio tre devi inginocchiare. No amore. Dov'è la badante di Lucia? Ah, al mio tre devi inginocchiarti, eh. Parte la musica e voi iniziate. Ci sono le sei maestra. Anche io. Di Kama Sutra però. Ma frega, te amore, la vita è bella perché va con. Sono i tuoi allievi loro. Davvero? La. Uno! Adesso ridiamo, eh. Due! Io mi siedo qua, eh. Tre, via! Inchinati! Grazie davvero, Vai, di nuovo! Il secondo giro! Ah, già tu! Ferma, Luci, ferma! Ferma! Stop! No, amore, sia satanata così! Voglio dire, veloce, adesso parla una volta, però non lo fa. Aspetta, dillo a tutti. Hai una volta solo, si dice. Ha sbagliato balla, quindi tirava quella del marito e il marito stava diventando Bordeaux. Cioè, allora complimenti, perché devo dire che ancora il motore della vita funziona, eh? Luci, sei riuscita. Allora, io questo lime non lo tocco più, neanche questo. Se volete mojito, non chiedeteli adesso, chiedeteli quando finiamo. No, fate un applauso alla coppia che ha vinto, perché guarda, io ti avrei fatto vincere. Ne parliamo dopo, dai, lo facciamo tu per tu. E facciamo un applauso anche a loro che hanno giocato con noi. Prego, andate a accomodarvi nei vostri posti. Giusto? Sei fidanzata? Sì. Come si chiama lui? Simone. Ah, l'ho conosciuto lo Simone. Dov'è? L'anno scorso. Ti sei già lasciata? Ah, ci sei un anno. Vieni un attimo qua, che molla lei qua. Ascolta, si chiama Simone. E quanti anni hai tu? 9. Ma amore, di zia, mangi. Mangi molto? Non sembra. 9 anni. Ok, hai 9 anni. Simone quanti anni ha? 9. No. Che buona ragazza, eh? Qui ci siete un anno. E lui di dov'è? Di Belluno. Non funzionano gli amori a distanza. Ma devi comprare ogni anno. Amore, tutto l'anno cosa fa? No. Ce l'hai WhatsApp? No. Brava. E come lo senti? Vengo ogni sera perché non ce l'ha. È bastarda però, è grande. Vengo, esco ogni sera perché lui viene qua. Spiaggia. Beh, spiaggia lei, è moderna, ragazzi. Complimenti, eh? Fai gli auguri a Simone. Chi è poi fidanzata? Benedetta? Non le bugie, eh? C'è mamma che dice cosa? Stavo facendo un'altra cosa, stavo per uscire un'altra cosa, ma è piccola. Non sei fidanzata? Sì, invece. Che amiche caroni che hai, però, eh? No, è vero. È vero? E vieni qui. No. Come si chiama? Lorenzo. Lorenzo. Vuoi anche il cognome? No, mi interessa il cognome. Il cognome. Mi fa, vuoi anche il cognome, Carugno? Non si dice! Tra amici bisogna sapere e stare zitti, eh? Cos'è? Chi è? Ah, sì, lui è il mio badante. Lui. Anche lei, come si chiama? Leonardo. Non era il tuo Leonardo. Ah, Lorenzo è il suo Leonardo. E di dov'è il tuo? De Roma? Di Gonnesa, lei è più furba, lei l'ha lasciata a casa, capisci? Fate un applauso a queste donzelle, dai, io che devo andare avanti, ci vediamo dopo. Su, da. Yeah.
Mozzarella di nuovo. Signori, voglio sentire l'applauso per Damiano. Forte l'applauso, dai, siete qua per quello, dai. Ecco, hai visto? Abbiamo Karl Lagerfeld, grazie. Sentiamo l'ultimo applauso per le ragazze che stasera hanno indossato questi splendidi abiti. Prima di tutto voglio sapere i vostri nomi, eh? Quanto sei figa. Come ti chiami? Chiara. Fate l'applauso però, eh. Vedi con Roberta è timida. Giorgia. Marta. Marta. Silvia. L'hai detto lei, eh. Roberta. Ragazzi, queste sono le modelle di Damiano Serri e di Clarice Clerbo, giusto? Adesso voglio intervistare lui, l'artista di questa collezione. Vogliamo sapere anche da te come è nata questa devozione, chiamiamola così stasera. Vai. Allora, sì, Acceso, parla, aspetta, facciamo abbassare la musica al DJ un attimo. Vai. Niente, è una passione che ho sempre avuto, sempre. Poi da 2 anni a questa parte ho scoperto una scuola, che è la scuola di Anna Mattarucci Giuseppe, e mi hanno insegnato tutto quello che vedete qui. Niente, dai. E devo ringraziare un po' di persone, le prime le modelle, che sono state fantastiche. Concordo, Voglio ringraziare te. Figurati, io ci metto sempre tutto quello che posso, io ci metto la mia passione anch'io, facciamo così, va bene? Io ringrazio te invece perché sei uno splendido ragazzo e ti ringrazio io in prima persona per essere stata partecipe a questo tuo grande evento. Speriamo che siano tanti per tutta la tua vita, quindi arriverai sicuramente lontano, io te lo auguro con tutto il cuore e penso che anche voi di paese riuscite ad augurare una grande carriera a Damiano e a Clarice. Beh, vorrei chiamare qua, vieni Clarice, vieni qua, vieni qui, vieni. E poi volevo sì ringraziare chi? Make up, Hardy Style, Viviana Murgia e Giuliana Manno. Fate un applauso anche a tutte le truccatrici che stasera hanno reso fantastico tutta questa grande sfilata, prego. I gioielli di Han Bijou di Model. Allestimento Carla Mattuzzo. Dov'è Carla? No, non c'è, quindi è andata via. Facciamo un applauso a Carla. Ringraziamo il comune di Gonnesa, il Red Bar, che ha dato così l'opportunità di presentare la tua collezione stasera. Poi c'è scritto Delia. No, io non mi ringrazio mai. E ringraziamo il DJ, che lui si chiama Davide Deiano. Fate un applauso anche a lui, che anche lui stasera ha dato il massimo. Anche lui, sicuramente, perché grazie a lui abbiamo avuto la musica, tutto il coordinamento di questa serata. Allora, la serata non è finita qui. Ringraziamo... Parla. Volevo ringraziare anche i ragazzi che mi hanno aiutato dietro, Giulia, Danile e Andrea. Fate un applauso a loro. Uscite. Uscite, dove siete? Allora, sono timidi, vero? Sono timidi. Dalla, aspetta, stanno riuscendo a convincere. Ecco, fate un applauso, stanno arrivando, dai. Sono riusciti anche loro. L'ho scoperto, dicevano così. Grazie ragazzi anche da parte nostra per aver reso tutto fantastico, tutto così molto 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 fashion. Di essere molto Milano adesso però, sai, con le grandi sfilate di Milano. Ma tu arriverai anche a Milano e sarò vestita anche da te per le prossime serate, va bene? Allora, noi non concludiamo la serata, quindi non andate via, perché adesso indosserò un abito di Damiano e sono veramente orgogliosa di
portarlo anch'io, uno di questi abiti. Lo spettacolo continua, quindi non andate via, rimate sorprese, vero Damian? Dillo, dillo tu. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo? State con noi, io rifaccio un applauso, la musica continua per salutare tutta questa bellissima gente che stasera, i ragazzi che hanno partecipato. Non andate via, noi torniamo tra 2 minuti e lo spettacolo continua. Vai DJ e vai ragazze! You're the cure, you're the pain, you're the only thing.